Allora, Emanuele, un'altra vittoria al tie break in trasferta, quanto pesano questi due punti? Ma pesano sicuramente tantissimo, perché questo è un campo dove non sarà facile per tante squadre, insomma. Ma per noi era importante riconfermare l'atteggiamento, l'attitudine che avevamo mostrato nelle due gare e anche alcune situazioni tecniche che abbiamo cercato di aggiungere. Poi il gioco ancora è discontinuo, abbiamo fatto un po' fatica a partire all'inizio, dopo ci siamo sciolti e abbiamo giocato sicuramente meglio, ma la cosa più positiva è che questa squadra comincia ad avere personalità, a credere di più nei propri mezzi e non lasciarsi condizionare troppo da magari da un set perso male o da un parziale che non ha offerto, diciamo, un bel gioco. E questo è un aspetto importante, perché prima di tutto, insomma, come sempre contano le vittorie, conta portare a casa i punti, in particolare se i punti vengono fatti all'esterno valgono ancora di più, valgono sempre, perché per noi adesso ogni punto in ogni campo, anche nel nostro, è qualcosa di importante, ma dobbiamo pensare a continuare a costruire il gioco passando sempre però dall'atteggiamento e dall'attitudine della squadra. Ecco, dopo quel terzo set perso in quel modo, ti aspettavi la reazione del quarto? Devo dire che quello che ho chiesto alle ragazze, mi sono anche un po' arrabbiato per cercare di avere la loro reazione, che c'è stata. Siamo partiti finalmente bene, perché nei set precedenti siamo partiti sempre al contrario, sempre andando sotto immediatamente. Invece in quel set lì siamo partiti bene, abbiamo condotto in vantaggio dall'inizio alla fine e il time break l'abbiamo giocato con personalità, perché abbiamo il cambio di campo, comunque eravamo sotto di un punto e abbiamo tenuto punto a punto finché abbiamo trovato, diciamo, due rotazioni decisive che ci hanno permesso poi di vincere la partita. Un'altra partita lunga e dispendiosa e ci aspettano ancora due sfide. Sì, infatti adesso ci aspetta un ritorno a casa abbastanza lungo, domani c'è un giorno di riposo strameritato per le ragazze e poi dopo valuteremo martedì come per cercare di preparare al meglio la prossima gara, che è di nuovo mercoledì. Grazie.